È stato emesso dalla Procura di Trani il decreto di fermo a carico del presunto responsabile dell'omicidio avvenuto ieri sera a Barletta. L'uomo è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza del bar dove è avvenuto l'agguato. È qui che ha perso la vita il titolare, il 43enne Giuseppe Tupputi, colpito da uno dei 3 proiettili esplosi dal suo aggressore. Alla base dell'omicidio, costato la vita a Tupputi, titolare del bar Morrison in via Rio Nero e padre di 2 bambine, potrebbe esserci una lite con un ignoto avventore del locale per ragioni ancora da chiarire. Esclusa definitivamente l'ipotesi della rapina finita male. Tupputi è la 3ª giovane vittima della criminalità barlettana. Ad ottobre a lasciarci è stato il 24enne Claudio La Sala e a gennaio il coetaneo Michele Cilli. Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri ha scosso l'intera città. Sin dalle ore successive all'omicidio, tanta gente è accorsa sul posto ed anche nella mattinata odierna numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. La saracinesca del bar Morrison è stata letteralmente inondata da fiori e messaggi di addio per Giuseppe, definito dalla comunità come una persona per bene, un uomo buono e cordiale.